verrà qualcuno a dirti: ma non c'è nessuna prova che i pesticidi fanno male. Ho capito, finché tu mi dai le prove io intanto preferisco non mangiarli. Ti faccio una piccola osservazione che può sembrare ridicola, ma in una popolazione come la nostra, che mangia farmaci spesso in maniera spropositata, che spesso questi farmaci agiscono sui citocromi del fegato, che sono gli stessi che devono metabolizzare quei pesticidi, cioè pesticida più farmaco è un'altra cosa, e anche se tu hai garanzie che quella quantità di pesticida non è tossica, non è detto che nel singolo soggetto che prende farmaci che entrano in competizione con il suo metabolismo non siano tossici. Altro che. No, assolutamente, infatti io credo che si sappia ancora molto poco di tutto questo, e quindi bisogna essere cauti. Bisogna essere cauti, invece vige la regola opposta: siccome non si sa, allora tu continua a farlo. Ma la stessa cosa succede purtroppo con tutto il discorso dei telefonini e dell'inquinamento elettromagnetico. Adesso stanno venendo fuori gli studi e si comincia a dire: ma insomma, forse non è che fa poi così bene. Allora, siccome purtroppo siamo ormai nel sistema e nessuno di noi può rinunciare, io per primo non rinuncerei al mio telefono, bisogna però dotarsi di un minimo di intelligenza per non farsi male. Allora, usa le cuffiette, apri un po' il finestrino della macchina se usi il telefono in macchina, perché sennò diventa una gabbia e ti becchi tutte le radiazioni. Cioè, per ogni capitolo che riguarda un potenziale rischio c'è una soluzione, che non è la soluzione drastica del dire basta, vai a vivere in Tibet e rinuncia a tutto. È una soluzione pratica per proteggerti un po'. Finito, molto semplice, no? La vita dovrebbe essere così se fosse vista bene, no? Esatto. Nessuno può pensare, immaginare che esiste una bacchetta magica che ti rende perfetto. No, e non credo che nessuno di noi voglia davvero rinunciare a tutto quello che abbiamo conquistato. Beh, certo. Ed è giusto che sia così. L'unica cosa, non facciamo di quella conquista una ragione per star male. Questo è il discorso. Esatto, esatto. Questo è un punto. E per entrare anche in qualche altra cosa, così un momentino più specifica, tu avevi detto prima che spesso si sbaglia sul tipo di consumo dei carboidrati. Questo concetto non è così compreso, credo, dalla maggioranza delle persone. Perché? Perché quello che ci viene offerto oggi è quasi tutto farina di frumento e glutine. Mettiamolo in questi termini. Cioè l'80% dei prodotti che si trovano al supermercato, che sono prodotti da forno, questo contengono. Cosa comporta questo secondo te? Secondo me qui ci sono due aspetti. Uno è l'eccessivo consumo di cereali in senso lato, perché i cereali sono stati erroneamente messi alla base della piramide alimentare e non dovrebbero essere alla base. Alla base dovrebbero starci le verdure, che sono i nostri carboidrati naturali. E poi soprattutto c'è stata una grande mancanza, che è quello di non definire la differenza che c'è tra un cereale integrale e un cereale raffinato. Cioè il cereale raffinato contiene solo la cosa che non serve, che è l'amido, che ha una grande rapidità nell'entrare attraverso il tratto gastrointestinale nel sangue e una grande facilità ad aumentare la glicemia. In altre parole, assomiglia di più allo zucchero. Più fibra tu hai, quindi più integrale è il cereale, più si allontana dallo zucchero, quindi più lentamente entrerà in circolo e molto meno influenzerà la produzione di insulina e le alterazioni della glicemia. È un piccolo cambiamento, ci si abitua molto rapidamente a questo. Quindi l'altro poi aspetto, che è quello del glutine, lì insomma si apre un grande dibattito sull'effetto che può avere il glutine al di là della celiachia sul tratto gastrointestinale, un'azione infiammatoria eccetera, e quindi è chiaro che se uno basa la propria alimentazione su queste sostanze, su questi alimenti, può avere delle reazioni che non sono le più salutari, mettiamola così. Quindi anche qua vedi che c'è un grande vuoto di spiegazioni, perché se tu fai una piramide alimentare dove metti alla base un alimento che non è necessariamente la base dell'alimentazione umana, e in più non mi spieghi che differenza c'è tra quello integrale e quello raffinato, stai facendo una cosa proprio così, insomma. No, abbastanza, assolutamente abbastanza grossolana. Ma infatti, cioè, adesso più che una piramide si incomincia a fare dei bei cerchi, sì, cioè, delle belle torte. Sì. E si incomincia a decidere quante fette bisogna mangiare di un alimento piuttosto che un altro, e l'immagine forse è più corretta. Sì, molto più semplice. Perché altrimenti si può essere tratti in inganno, sì, effettivamente. Sì. E,
Noi siamo fortunati di avere davanti a noi tante persone qui. Che... sentiamo se hanno domande. Che ci piacerebbe coinvolgere, visto che questo non vuole essere un soliloquio, né un duoloquio, ma vorrebbe essere la possibilità di sentirci e confrontarci. Siamo partiti da un libro che si chiama Mangia che dimagrisci. Ho visto che per fortuna qui tanti obesi non sono presenti, quindi... per fortuna in Italia abbiamo ancora una situazione un po' diversa negli Stati Uniti, anche se sta cambiando. E i dati non sono buoni di... se si guardano appunto i ragazzini, soprattutto come hai citato tu, c'è una popolazione che è rapidamente in crescita di peso. Forza, non fate i timidi, dai, che dopo quando scendiamo arrivate tutti a fare le domande, dai. Facciamo le domande pubbliche. Buonasera, volevo chiedervi se l'alimentazione, cioè esiste un'alimentazione che sia individuale, che possa essere generica, collettiva, o ce n'è una specifica per tutti, l'alimentazione corretta, cioè quindi dietetica che sia... È una buona domanda, io risponderei in due modi. C'è un'alimentazione di specie, che è l'alimentazione corretta per l'Homo sapiens, che siamo tutti. E tenga presente che il 99,9% del nostro DNA è identico, il mio, il suo e quello di tutti qui. Poi c'è in quello 0,1% una variabilità che possiamo sicuramente utilizzare per personalizzare l'alimentazione, anche per studiare gli effetti eventuali di alcuni alimenti in termini di allergie, di intolleranze. Quindi è doppia la cosa, c'è un lavoro che si può fare con la comunità, con i libri e con la divulgazione, è gioco forza non personalizzato, ma non per questo vale meno, è il primo livello, è il livello che va bene per tutti. Il livello superiore è sicuramente quello di identificare la strategia alimentare più adatta per me. Sul piano genetico, sul piano biochimico sicuramente si può fare, però non è una cosa che esclude l'altra, quindi non è secondo me necessario per correggere la propria alimentazione doverla personalizzare al 100%, oltre al fatto che poi ci sono anche dei metodi per capire. Io il mangia che ti passa, per esempio, ho parlato di una dieta di eliminazione che è molto utile per capire ciò che ti disturba o ciò che non ti disturba, anche senza fare degli esami complessi e costosi, che possono essere utili, ma ci si può arrivare anche in maniera indiretta. Credo che sul discorso della personalizzazione possa entrare il discorso dell'integrazione, anche, certo, che è un'altra cosa, cioè nel senso... Nel senso che è vero che ci sono delle regole base che dovrebbero condizionare il nostro modo di alimentarsi, valide per tutti. Poi però appunto non siamo tutti identici, quindi è possibile che ci sia necessità del singolo soggetto per ripristinare equilibri che magari si sono persi, di integrare alcuni elementi nutrizionali in maniera diversa, giusto? No, assolutamente. Credo che la terapia, diciamo, con il termine più generico è integratori, poi di fatto adesso si usa molto nutraceutici, che è una versione un po' più sofisticata della stessa cosa, poi di fatto. È un altro tema molto controverso, ma non c'è ombra di dubbio che il futuro della medicina passa attraverso questo. Poi si può discutere se il modello americano di andare nel negozio e pigliarsi 50 integratori sia quello intelligente, non credo. Credo che il problema sia un altro, bisogna che i medici si formino in questa disciplina in modo tale da prescrivere loro gli integratori ai pazienti. Ma senza dubbio l'integratore alimentare ha il potenziale di essere un primo livello di terapia prima di dover raggiungere quello farmacologico, o anche addirittura in associazione con quello farmacologico per compensarne eventuali effetti collaterali. Quindi ha un potenziale enorme, non deve essere gestito con un fai da te. Però il problema è chi te li prescrive in Italia oggi questi, visto che ancora c'è una categoria medica molto, come dire, refrattaria a comprenderne il potenziale, no? Su questo sono d'accordo con te. E oggi ancora il medico è legato a quello che l'università purtroppo gli hanno insegnato.
Però vedi anche qua le linee guida della cardiologia europea per la prima volta parlano che nell'ipercolesterolemia lievi il primo prodotto è il riso rosso fermentato, che è un integratore alimentare. Solo se questo non basta si passa al farmaco. Quindi sta cominciando a cambiare, però ci vuole tempo prima che le cose, diciamo, dall'alto si diffondano tra gli operatori. C'è sempre un tempo di attesa. Sicuramente. Sono altre domande? Sì, buonasera. Parlavate prima del biologico. Io il termine biologico vorrei capire cosa significa, perché mi è stato detto da un signore che allevava delle api che di biologico non c'è niente, perché anche le api hanno bisogno di essere trattate in un certo modo, cioè anche se sono fuori. Allora io mi domando, cosa significa verdura biologica se hanno bisogno tutte di essere aiutati? Allora, guardi, la risposta in realtà è abbastanza semplice. Il biologico, da un punto di vista della legislazione attuale, significa semplicemente un alimento che ha rispettato delle soglie più basse di utilizzo di determinate sostanze. Quindi ha ragione, non è detto che il biologico sia privo di alcune sostanze chimiche, però il livello di utilizzo certificato è molto, ma molto inferiore dell'agricoltura tradizionale. Quindi in parte è vero, e probabilmente è anche vero che non si arriverà più a un'agricoltura assolutamente priva di sostanze chimiche. Non è detto che ce lo dobbiamo nemmeno porre come obiettivo, però secondo me il biologico dà delle garanzie in più di assumere meno sostanze che sono non necessariamente nocive, semplicemente un punto di domanda, cioè non si sa bene cosa fanno. Scusi, dal lato pratico, quando uno per esempio deve comprare del riso integrale o della pasta integrale, come si fa a capire, a distinguere qual è l'integrale buona o cattiva? Perché la pasta di riso integrale si trova ovunque, dal discount al negozio del biologico. Come si fa a riconoscere se va bene o non va bene quella pasta integrale? E poi per quanto riguarda i legumi, sono migliori i legumi secchi o quelli congelati come scelta? Ma guardi, io le dico, sull'integrale la prima cosa è, io non mi farei tutti questi problemi, cioè se può scegliere la versione biologica secondo me è meglio, però non è strettamente necessario. Molto dell'integrale purtroppo è ricostituito a posteriori, lo sapete questo, no? Cioè è raffinato e poi rimiscelato con la crusca. È una cosa folle, no? Cioè prima si toglie, poi si rimette. Però purtroppo all'industria costa meno far così in questo momento. Quindi dove potete scegliere delle cose più raffinate, reali, genuine davvero, sceglietelo. Però comunque secondo me è meglio scegliere anche la pasta integrale della grandissima distribuzione fatta in questo modo piuttosto che la versione raffinata. Mentre per quello che riguarda i legumi, io credo che se può scegliere freschi o secchi, meglio, ma anche il congelato non è un problema. Cioè, rendiamoci la vita semplice, perché se il cambiamento nutrizionale poi diventa troppo complicato, lo fanno in pochissimi, cioè lo fanno davvero solo quelli che hanno una spinta emotiva molto forte. Invece per allargare la cosa dobbiamo rendere le cose, dobbiamo avere un certo grado di tolleranza. Ok, allora per me il congelato non pone nessun problema, va bene? Quindi cercherei la strada che è quella più fattibile. Qui c'è una signora davanti che sta alzando la mano, io non anche è che un vedo signore molto. Qua. Anche qua arriviamo su. Bene, vabbè, fate voi. Buonasera, professor Romero. Fedele lei. Sì. Ecco, l'ascolto sempre con interesse, non come Giorgio Calabrese in televisione che è in sovrappeso, almeno lei si presenta molto bene. È un po' più anziano. No, ma sarebbe come dire che uno va da un medico per la calvizie e si trova un medico calvo, non è tanto simpatico. Allora, la domanda è questa stavolta. Uno fa la dieta, può scendere anche di 10-20 kg, c'è quel grasso bruno addominale che non va mai via, neanche con l'attività aerobica. Cosa bisogna fare? Ma allora, secondo me è un punto molto centrale a quest'ultimo libro, perché in realtà è proprio quel grasso che è più sensibile alla qualità del cambiamento nutrizionale piuttosto che alla quantità.
Fondamentalmente il grasso addominale è grasso insulino resistente, cioè parte tutto da questo gioco tra la glicemia e l'insulina nell'abbassare, diciamo, i livelli di zucchero nel sangue. È un grasso che è molto connesso agli organi interni e quindi è, da un punto di vista della salute, molto più pericoloso del grasso sottocutaneo, che infastidisce di più le donne perché è poi quello connesso alla cellulite, però da un punto di vista di rischio e di pericolo lo è molto meno. Il grasso addominale è invece il grasso di cui dobbiamo preoccuparci, connesso a patologie cardiocircolatorie, ipertensione, diabete, perfino alcuni tumori. Però è molto sensibile ai cambi del nostro metabolismo e lì la cosa più importante è quella di ridurre il carico glicemico, cioè noi dobbiamo spegnere l'azione dell'insulina in questo caso. E questo non si fa soltanto giocando con le calorie, si fa soprattutto cambiando la qualità degli alimenti. Allora, tornare all'integrale, per esempio, e ridurre la quantità complessiva di cereali, a cosa serve? Serve proprio a questo. Cioè io ho meno insulina che circola e l'insulina è tra l'altro l'ormone numero uno che ci fa trattenere grasso. Quindi secondo me la grossa difficoltà nel perdere grasso addominale sta nel non lavorare solo sulle calorie, ma nel lavorare sul cambio di metabolismo. Signora, qua c'è la signora. Allora, io volevo fare un discorso di rottura. Abbiamo parlato seriamente, perché parlate veramente, diciamo, insomma, in maniera molto interessante e anche con dei grossi contenuti. Io volevo chiedere, visto che c'è il desiderio, è vero? E anche il piacere del mangiare. Quindi, con l'andare degli anni, io vedo che mi devo gratificare. E quindi a questo punto, allora una volta sì, due volte no, insomma tutto un, come dire, un giro praticamente che mi crea a volte il senso di colpa perché magari mi sono gratificato un po' troppo. E per me questo è un discorso... Il senso di colpa fa sempre male. Scusa, ma questo è un discorso importantissimo per me. Importante. Quindi anche a livello psicologico, più il tempo passa, poi vediamo i bambini che sono come i vecchi, o no? Ma allora, guardi, ha toccato un punto fondamentale, signora, di cui tra l'altro io parlo molto spesso. Cioè, noi siamo, diciamo, mossi dal piacere. Lo siamo da un punto di vista evolutivo, proprio perché veniamo da un mondo che aveva poco piacere. Quindi la ricerca del piacere e il rilascio di dopamina a livello del cervello è una cosa fondamentale per l'essere umano, ok? Però ci sono tante fonti possibili di piacere e il cambiare alimentazione secondo me non significa necessariamente rinunciare al piacere. È la dieta classica che è vista ovviamente sempre da chi la fa come una fonte di privazione. In realtà il cambio di come dire, mentalità riguardo al cibo non è una negazione del piacere e non lo deve essere. Ma si riscoprono dei piaceri che sono leggermente diversi, cioè lei deve tenere conto che il gusto e il piacere sono delle cose molto raffinate sulle quali l'evoluzione della cultura alimentare ha giocato molto. Per esempio l'aumento costante che c'è stato negli ultimi 100 anni dell'uso di sale e zucchero negli alimenti industrializzati ha risettato al rialzo il nostro palato. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che tu ne cerchi sempre di più e te ne viene fornito sempre di più, ma è un gioco al rialzo. Il gioco al ribasso fa sì che tu senta lo stesso piacere, ma a dosi molto minori. Quindi è un percorso che va fatto, ma non deve essere un percorso di privazione. Lasciando stare le eccezioni, che per me ci devono essere, uno se le deve godere, quindi quel meccanismo del senso di colpa bisogna in qualche modo metterlo da parte, no? Cioè se decido che mi godo una cena, me la godo, finito. Ok? Ma nella quotidianità io contesto che debba essere una rinuncia del piacere. Bisogna risettare il proprio livello di piacere. Cioè se io ho bisogno di 7 cucchiaini di zucchero nel caffè per farmi piacere il caffè, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e si può ricostruire questo rapporto con il caffè senza doverlo rinunciare. Quindi
quindi secondo me lei ha centrato un argomento molto importante e trascurato. Da tutti quelli che si occupano di nutrizione, questo aspetto psichico è sempre messo come secondario. In realtà tutte le problematiche alimentari in un essere complesso come l'uomo partono dalla testa, tutte. E quindi bisogna lavorare su quello. Però il piacere è un meccanismo da riscoprire, non è una cosa da negare. Filippo, io sono, credo, 20 anni che non metto più zucchero nel caffè. E ti piace più così? Sento il sapore vero del caffè. Quindi riesco a riconoscere molto di più un buon caffè da un cattivo caffè come qualità. Assolutamente. E se per caso mi capita di bere del caffè.